Buongiorno. Questa esercitazione, si focalizza sui principali momenti e sui principali modelli di, variabili casuali discrete. I primi esercizi sono dedicati al calcolo, all'interpretazione e alle proprietà di, momenti come il valore atteso, la varianza, la deviazione standard, la covarianza, il coefficiente di correlazione lineare, eh? Senza trascurare qualche cenno ai momenti condizionati. Negli esercizi successivi passo ai modelli di variabili casuali discrete, con particolare attenzione al modello binomiale e a quello di Poisson, ma senza trascurare anche gli altri modelli introdotti nelle lezioni teoriche. Ho in genere già nel testo dell'esercizio ti specifico quale modello di variabile casuale dovrai utilizzare per risolvere il problema. Sarà solo nell'ultimo esercizio che ti toglierò questo aiuto piuttosto importante, obbligandoti a dedurre da solo, dalle caratteristiche del problema, il modello adatto a descriverlo. Iniziamo con un esercizio di calcolo, dove in pratica basta ricordare le definizioni dei principali momenti di una variabile discreta ed applicarle. Da un'urna con tre palline numerate, 1, 2 e 3, ne estrai due senza ripetizione, cioè senza reintrodurre nell'urna quelle già estratte. Ho sia x il primo numero estratto, o meglio, il numero sulla prima pallina estratta, e y il più grande dei numeri estratti. X e y sono variabili casuali discrete e le hai iniziate a studiare nell'esercizio 9 del modulo precedente, dal quale puoi, ripartire per risolvere questo esercizio. Allora, intanto ti chiedo il valore atteso e la deviazione standard sia di x che di y e il coefficiente di correlazione lineare tra x e y. E poi ti chiedo le variabili condizionate e y dato x e var y dato x, la verifica di due relazioni introdotte nella teoria, e il rapporto di correlazione di Pearson di y su x. Saper risolvere il punto A è essenziale in qualunque esame di probabilità o statistica. Il punto B, invece, tocca concetti un po' più avanzati, che infatti ho trattato solo nei complementi, e spesso vengono ignorati nei corsi di base, ma almeno una volta mi pare valga la pena illustrarli, e questo esempio si presta molto bene. Allora, punto A. Le definizioni di valore atteso, varianza e deviazione standard sono queste. Ho in tutta la lezione, le definizioni e le formule introdotte nella teoria, le lascerò evidenziate per rimarcare il loro ruolo nelle soluzioni. Qui ti ricordo che xi è il generico valore della variabile x e fxi è la sua probabilità, con la sommatoria estesa a tutti i possibili valori di x. Ecco, questi ingredienti di base, sia per x che per y, li raccolgo nella tabella che appare adesso. Ecco, ci sono i valori di x, quelli di y, le probabilità marginali e anche quelle congiunte. Per la costruzione di questa tabella, ti rinvio all'esercizio 9 del modulo precedente. Qui vediamo solo come usare questi dati per calcolare i momenti richiesti. Ok, ho evidenziato la funzione di probabilità di x con i suoi valori possibili, 1, 2 e 3, e le relative probabilità, tutte pari a 2 sesti. Moltiplicando ciascun valore per la sua probabilità e sommando i prodotti, ottieni un valore atteso di x pari a 2. Lo puoi interpretare
dicendo che con probabilità molto alta la media dei primi estratti in un bel numero di ripetizioni della prova è circa pari a 2. La varianza di x è questa. Si calcola applicando la definizione, cioè costruendo gli scarti tra i valori e la loro media, facendone il quadrato, moltiplicandoli per le relative probabilità e poi sommando. Risultato 2 terzi. Ho poi visto che l'esercizio chiede la deviazione standard di x, prendi la radice della varianza e ottieni radice di 2 terzi, una misura della variabilità della dispersione dei primi estratti intorno al loro valor medio. Secondo esercizio. Qui impariamo a calcolare il valore atteso di una variabile casuale, ma non applicando direttamente la definizione come nel primo esercizio, bensì utilizzando le proprietà dei momenti introdotte nella teoria di base. Siano A e B due variabili casuali discrete, delle quali conosci valore atteso e deviazione standard. Ecco, ti chiedo di risolvere tre problemi, diciamo, di tipo geometrico-probabilistico. Questi qua. Li leggo uno per uno durante lo svolgimento. Prima però ti faccio notare che la natura discreta delle variabili A e B in realtà è irrilevante. Potrebbero benissimo essere variabili continue, non cambierebbe nulla. Io le ho supposte discrete solo per coerenza con l'argomento di questo modulo. Il fatto che siano positive invece è necessario. È necessario nei punti B e C per poterle interpretare come lunghezze dei lati di un rettangolo. Punto B. Sempre con la stessa correlazione tra A e B, meno 0,75. Qui devi trovare il valore atteso dell'area del rettangolo di lati A e B. In pratica, il valore atteso di A per B. L'idea è la stessa del punto A, applicare le proprietà dei momenti per esprimere questo valore atteso in funzione dei dati disponibili. Proviamo così. Nella teoria di base, hai visto che la covarianza tra due variabili x e y si può sempre scrivere come differenza tra la media di x per y e il prodotto tra le medie di x e di y. Ma allora mi x per y è pari a sigma xy più mi x per mi y. Scegliendo come x e y le variabili a e b, puoi sviluppare il valore atteso che stai cercando in questo modo. Poi sfrutti il legame tra coefficiente di correlazione, covarianza e deviazioni standard. Ecco, l'abbiamo già usato al punto A, e riscrivi la covarianza tra A e B così. E allora hai ridotto il valore atteso di interesse ad ingredienti noti. Sostituisci i numeri e ottieni il risultato, 31. Con questo terzo esercizio entriamo nel mondo dei modelli di variabili casuali discrete, iniziando da quello binomiale che si incontra spesso negli esercizi di probabilità e statistica di base. E quindi è bene partire dall'ABC, cioè dai calcoli puri e semplici. Sia x una variabile binomiale di parametri n uguale 10 e p uguale 0,7. Oh, ti ricordo che n sono le prove indipendenti in ognuna delle quali può verificarsi un successo con probabilità p o un insuccesso con probabilità 1 meno p. Allora, calcola le probabilità che x assuma i valori che leggi sulla lavagna. E nell'ultimo caso,
x minore o uguale a 5, fallo usando la formula ricorsiva per le probabilità binomiali. Poi fai l'inverso, cioè invece di trovare le probabilità associate a dei valori, trova i valori, tecnicamente i quantili, associati a delle probabilità, quelle che ho scritto. E infine calcola i momenti caratteristici e la moda di x. Punto A. In pratica c'è da valutare in uno o più punti la funzione di probabilità binomiale. Fi, che è pari a cni per p alla i per 1 meno p alla n meno i, dove cni è il coefficiente binomiale che ormai dovresti aver imparato a calcolare nelle esercitazioni precedenti. Dunque, F0, probabilità di 0 successi, è C10 per 0,7 alla 0 per 1 meno 0,7 alla 10 meno 0. E visto che quando i vale 0, il coefficiente C vale sempre 1, il calcolo si riduce a 0,3 alla decima e quindi 0,00059% circa. Un valore piccolissimo e del resto, se in ogni prova la probabilità di successo è alta, è naturale che la probabilità di 0 successi in 10 prove sia molto bassa. Poi, F2, probabilità di 2 successi, è C10 per 0,7 al quadrato per 1 meno 0,7 alla 10 meno 2. Lo sviluppi così e poi, semplificando i fattoriali, arrivi al risultato 0,1447% circa. Punto B, quantili. Quantili associati alle probabilità che vedi. Ti ricordo la definizione di quantile associato a una probabilità P. È quel numero QP che lascia a sinistra una probabilità non superiore a P e a destra una probabilità non superiore a 1 meno P. Oh, per applicare questa definizione devi poter valutare queste probabilità per tutti i valori di x, il che richiede la funzione di probabilità di x. Oh, in buona parte te la sei già ricavata al punto A. E completando i calcoli puoi costruirti una tabella tipo questa. Allora, sulla prima riga ci sono i possibili valori di x, sulla seconda i corrispondenti valori di f, sulla terza ci sono le probabilità di x minore di i, somma dei valori di f a sinistra di i. E sulla quarta le probabilità di x maggiore di i, somma dei valori di f a destra di i. Le probabilità sono espresse in percentuale. Allora, costruire una tabella così magari è noioso, ma non difficile. E d'altra parte facilita tantissimo il calcolo dei quantili. Per dire, il quantile associato a 0,25 deve lasciare a sinistra una probabilità non superiore al 25% e a destra una probabilità non superiore al 75%. Esaminando la tabella, ti accorgi che c'è un solo valore con queste caratteristiche. Il 6, che lascia a sinistra il 15% circa e a destra il 65% circa. Con qualsiasi altro valore, una delle due probabilità supera la soglia richiesta. Quindi il quantile associato a 0,25 vale 6. Quinto esercizio, ancora sulla binomiale. Dopo esserci concentrati sui calcoli e sulle proprietà, qui vediamo come usarla nelle applicazioni.
Questi sono tre problemi che puoi risolvere con la binomiale. Come sempre, li leggo uno per volta durante lo svolgimento. Però ti segnalo subito che il problema B è un po' difficile, direi oltre gli standard di un corso base. Quindi, se non sai risolverlo da solo, non è il caso di scoraggiarsi, ok? Chiudo con una riflessione. Queste applicazioni sembravano molto diverse l'una dall'altra, ed in effetti per certi aspetti lo erano davvero, però avevano anche una struttura comune che ci ha permesso di applicare in tutti i casi il modello binomiale. Ecco, qual è questa struttura? Allora, primo, in tutte le applicazioni il problema si poteva descrivere come una sequenza di un certo numero di prove. I lanci dei dadi, i passi dell'uomo, le estrazioni dei soggetti. Secondo, in tutte le applicazioni queste prove erano indipendenti, o per loro natura, i lanci dei dadi, le estrazioni con ripetizione, oppure semplicemente per ipotesi, come nel caso della passeggiata casuale. Terzo, in tutte le applicazioni nel problema c'era un evento rilevante, importante, che aveva la stessa probabilità di verificarsi in ogni prova. Nella prima applicazione l'evento era il dado che supera l'altro dado, nella seconda l'uomo che fa un passo in avanti, nella terza lo stato di malattia del soggetto. Quarto, infine, in tutte le applicazioni l'obiettivo del problema si poteva descrivere come somma dei risultati delle singole prove. Ecco, questa è la struttura tipica del modello binomiale. Quando ci sono questi quattro elementi, anche se il loro contenuto specifico può essere il più vario, come in effetti era in queste applicazioni, ci sono ottime possibilità di risolvere il problema usando il modello binomiale. Sesto esercizio. Lasciamo il modello binomiale per lavorare su quello di Poisson con questi problemini che ci aiutano a ricordare alcune proprietà di questa variabile molto importante. Al solito li leggo uno per volta durante lo svolgimento. Punto A. Sia x una Poisson di parametro lambda che assume i valori 0 e 1 con la stessa probabilità. Ecco, sai dirmi il valore atteso di x? Allora, ti ricordo che il valore atteso di una Poisson coincide col suo parametro. E ti ricordo anche che la funzione di probabilità assegna al generico valore i la probabilità lambda alla i per e alla meno lambda tutto diviso i fattoriale. Ne segue che la probabilità che x sia 0 è questa, mentre la probabilità che x sia 1 è questa. Ora, uguagliando le due espressioni e semplificando i denominatori, ottieni un lambda pari a 1 e quindi un valore atteso pari a 1. Perciò, in una Poisson, assegnare la stessa probabilità ai primi due valori, lo 0 e l'1, significa di fatto ipotizzare che, nel periodo, nello spazio di riferimento della variabile, mediamente si verifica un solo successo. Nono esercizio dedicato ai modelli geometrico e binomiale negativo. Come in altri esercizi, anche qui ti propongo alcuni problemini che coinvolgono queste variabili casuali e come al solito li leggo uno per volta durante lo svolgimento. Punto A.
sia x una variabile geometrica di parametro p. Ti chiedo di scegliere p in modo che il valore atteso di x sia il doppio della sua varianza. Ok, visti i dati dell'esercizio, non si può che partire dalle formule di ex e var x nel caso geometrico, vale a dire queste. La relazione proposta dall'esercizio diventa questa. Con due passaggi risolvi l'equazione rispetto a p e trovi 2/3. Quindi la variabile geometrica con valore atteso doppio della varianza è quella di parametro 2/3. Ultimo esercizio. Come vedi, ho scelto un titolo generico, variabili casuali discrete. E l'ho fatto per toglierti un aiuto che finora ti ho dato, ma che di solito non hai in una prova d'esame. È un bell'aiuto, cioè sapere a priori il modello probabilistico da usare per risolvere l'esercizio. Ecco, qui ti propongo alcuni problemi dove il modello da adottare devi capirlo da solo. I problemi sono questi qua. Come al solito, li leggo durante lo svolgimento. Ti segnalo solo che, il problema B è più difficile degli altri. O meglio, è più difficile se non conosci i concetti di valore atteso e varianza condizionati e le loro proprietà. Punto A. Devi formare un gruppo di esperti dal quale estrarre a caso ogni anno 10 giurati di un concorso letterario. Vorresti un gruppo il più possibile ristretto, ma tale da garantire la presenza di donne tra i giurati. Precisamente vorresti che il numero di donne in giuria avesse media 6 e deviazione standard piccola, diciamo minore di 1. Questi indici verranno calcolati sulle giurie estratte di anno in anno, ma è chiaro che se nel gruppo iniziale non c'è la giusta proporzione di uomini e donne, sarà difficile ottenere giurie con le caratteristiche desiderate. E allora ti chiedo, quale deve essere la composizione per sesso del gruppo di esperti? E qual è la probabilità che in una data giuria gli uomini siano in maggioranza? Ok, cerchiamo innanzitutto gli elementi importanti del problema. C'è un gruppo formato da un certo numero di soggetti, di esperti, che indico con N. Alcuni di questi hanno una caratteristica di interesse nel nostro problema, cioè sono donne. E il loro numero lo indico con H. Dal gruppo di soggetti ne estrai a caso 10, i giurati che devono dar vita alla giuria. Oh, che tipo di estrazioni sono? Sono estrazioni senza ripetizione, perché ovviamente non puoi inserire più volte lo stesso giurato in una giuria. E infine, cosa ti interessa studiare? Ti interessa X, il numero di donne che entrano nella giuria. Evidentemente x è una variabile casuale. E quanto ho detto finora dovrebbe bastarti per capire che si tratta di un'ipergeometrica di parametri 10, h ed n. Occhio, il fatto che due dei tre parametri siano incogniti non toglie nulla alla possibilità di descrivere il problema col modello ipergeometrico. Naturalmente, però, ora devi sfruttare gli altri dati dell'esercizio per scoprire i parametri incogniti. Iniziamo ricordando che la media, il valore atteso di un'ipergeometrica è n piccolo per p.
dove con P indico la frazione H su N, cioè la quota di donne nel gruppo di esperti. Bene, vuoi che questa media sia 6? Ne segue che H deve essere pari a 0,6 per N. Ok, poi. La varianza dell'ipergeometrica è questa e puoi svilupparla così. Ecco, questa espressione la ottieni sostituendo il 6 al posto di n piccolo per p e h su n al posto del p tra parentesi. Svolgendo le moltiplicazioni arrivi a questo. Sostituendo al posto di H l'espressione 0,6 per n, arrivi a questo. Ed infine, con altri due conti, trovi che la varianza di x è 0,96 per n diviso n-1. Ora, siccome vuoi che la deviazione standard sia minore di 1, anche il suo quadrato, e cioè appunto la varianza, dovrà essere minore di 1. Ne esce quindi una disuguaglianza che puoi risolvere facilmente rispetto ad n. Ecco, i passaggi li lascio verificare a te. Il risultato è n maggiore di 25. Morale. Se vuoi che x, cioè il numero di donne in giuria, abbia media 6 e deviazione standard minore di 1, il gruppo di esperti da cui estrai i giurati deve includere più di 25 soggetti.